Da incrocio a rotatoria, l'intersezione che collega via del Casello con circonvallazione Kennedy e via Gramsci a Lucrezia di Cartoceto viene finalmente cambiata. Numerosi gli automobilisti che proseguono a velocità elevata in quel punto e altrettanti gli incidenti avvenuti, l'ultimo proprio una settimana fa, dove ha visto un frontale tra due mezzi fortunatamente senza feriti gravi. Gli abitanti del posto però si spaccano in due. C'è infatti chi dice che può essere un ottimo deterrente per l'alta velocità e chi invece rimane titubante sulla sua utilità, sottraendo posti parcheggio a residenti e commercianti. Ma da qualche giorno, proprio sul punto incriminato, una ditta, la Satise di San Giorgio di Pesaro, ha iniziato i lavori, risistemando i marciapiedi e prendendo già le misure sul manto stradale per la nuova rotatoria. L'opera, oltre alla realizzazione di una rotatoria sopraelevata, tra l'altro, di una rampa proprio per ridurre la velocità, come dicevo prima, prevede anche la realizzazione di tutta una serie di camminamenti pedonali che in un certo qual senso collegheranno anche il quartiere di Pontemurello e il resto della frazione di Lucrezia, così che anche i ragazzi che magari raggiungono l'istituto comprensivo Marco Polo potranno farlo sicuramente in maggior sicurezza nei camminamenti pedonali anche lungo via Casello. All'inizio del 2018 ci sarà tra l'altro un bando per la brandizzazione e la sponsorizzazione di queste rotatorie, al quale ovviamente diverse ditte, diversi operatori economici, privati potranno partecipare, quindi per la gestione di questa rotatoria che stiamo realizzando, di quella tra via San Marco e via Casello e via della Liberazione, tra via Metauro e via Borgognina, la quarta tra via Corvina e via della Liberazione, quindi singoli bandi, non soltanto uno unico, che consentiranno a chi vorrà, in termini di operatori economici privati, di partecipare poi a quella che sarà la futura gestione e brandizzazione pubblicitaria ovviamente della rotatoria in questione. Per Natale quindi i cittadini di Lucrezia avranno la loro nuova rotatoria, fortemente voluta anche dall'amministrazione comunale per rendere più sicuro il passaggio alle automobili, ma soprattutto per l'incolumità delle persone.